Benvenuti sul canale di Axios00. Bentornati sul canale di Axios00. Se già avete seguito, ad esempio, la mia serie di The Legend of Zelda Breath of the Wild, è stata una lunghissima serie, ma è stata un'avventura splendida. Ci siamo, ragazzi. Si parte con Skyward Sword HD per Nintendo Switch. Quindi non perdiamoci tanto in chiacchiere, facciamo subito inizia e si parte, si parte. Creazione del file, lo sto vedendo con voi. File di salvataggio alla grande così. Come vedete, nessun file di salvataggio perché non ce ne sono. Sto giocando col Pro Controller perché preferisco avere un'impugnatura con un controller normale piuttosto che con i Joy-Con, però è possibile giocare con i Joy-Con e simulare, diciamo, la spada, eccetera. Secondo me è una figata pazzesca. Partiamo? Ci chiamiamo? Come ci chiamiamo? Ho un po' paura. Lasciamo Link. Per una volta nei miei giochi lasciamo Link. Ma anche no. Ritorna Spaccavasi, ragazzi. Spaccavasi. C'è Spaccavasi anche qui dopo la serie su Twitch. Sul mio canale Twitch di The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ritorna il nostro Spaccavasi. Perché è giusto così. Wow. Bellissima l'isola che fluttuava in quel modo. Fantastica. C'è una intro iniziale che ho saltato, onestamente vi ho saltato, tanto vediamo un attimo di giocare come si deve, voglio entrare subito nell'azione. Questo ha fame, obiettivamente. Sembra il mio stomaco, dopo una settimana che non mangio. Dopo un minuto che non mangio. Un nanosecondo. Sei un po' arrabbiato il tizio? Si parte con la scena iniziale. Ve la lascio gustare. Che bello, ragazzi. Che bello. Questa è poesia. Non è un gioco di poesia. Spaccavasi, stia calmo lei. Non sa neanche dov'è, è palese. Chissà se in giapponese ha detto davvero spaccavasi. Ovviamente lo so che non l'ha detto, però sarebbe stato spettacolare. È giunto il momento di aprire gli occhi. Molto presto sarete travolto da un destino sorprendente. È il momento di destarsi. Spaccava! Spaccava! Forse è svegliati, molto probabilmente. Apri gli occhi, svegliati, qualcosa del genere. Quello che dice la voce narrante. Bellissimo. Ok, uno dei più belli inizi di Zelda in assoluto, per quel che ricordo. Francamente, è stupendo. Certo, svegliarsi con un tizio del genere che t'appare così, ed è neanche tanto. È un pelino inquietante, tra l'altro. Belli. Ci ha anche sputato. Cioè, ci ha sputazzato, ci ha insultato e poi se n'è andato. È bellissimo. La luce l'avete vista che filtrava, che spettacolo. Caro signor Pigrone, ci chiamiamo Spaccavasi. Scommetto che quando riceverai questa lettera starai ancora dormendo, indovinato? Buongiorno, Spaccava. Oggi è il giorno del battesimo del volo. Non te ne sei dimenticato, vero? No, figurati, ce l'ha detto Zelda, quindi non ce ne siamo dimenticati, ma figuriamoci un po'.
Avevo provato, non finito, ma provato la versione per Wii e devo dire che è cambiato tantissimo. È gestibile la telecamera, non qui dentro. Cavolo, però, si è fatto 100 miliardi di volte meglio, praticamente. Siediti. E noi ci sediamo. Alzati. Ok, basta. Hai già fatto ginnastica per oggi, quindi a posto. Qui non si può fare quasi niente. E vedete, questo è il bell'inizio, è un buon inizio di Zelda. Hai trovato una rupia blu, vale 5 rupie, mettila nel portarupie. Quindi abbiamo già un portarupie, il che è ottimo. Positivissimo, perché calcolando che come sono io, è sempre meglio averlo un portarupie. Tanto lo riempiremo in 3x2, tipo. Veramente, in un attimo. Sposta la visuale con R. Tenendo premuto L. Ora, dico... Ma farmi usare solo R, no? Per la visuale? Era troppo difficile, forse? Accidenti a loro. Scusi, lei, dov'è che devo andare per la scuola di volo? Oggi battesimo del volo di Bado. Ras, Dacio e Spaccavà. Chi vincerà? Ma noi, ovviamente. Tiriamo un vaso in testa a qualcuno. Sei pronto per il battesimo del volo di oggi? Tutti gli altri sono nella piazza a esercitarsi, ma tu sembri piuttosto rilassato. Il tuo Sol Kanubi è davvero un bel esemplare di Carminio. Allo scorso battesimo del volo ho vinto con il mio Sol Kanubi, ma onestamente non credo che sarei stato in grado di battere il tuo. Cioè, praticamente ci danno già per favorito. Beh, quindi riusciremo a perdere, già lo so. Ogni giorno faccio ricerche in merito alla potenza del Sol Kanubi e alle capacità dei loro cavalieri. Quindi, quando hai qualche dubbio, non esitare a venirmi a chiedere aiuto. Ma, guarda, ci spieghi un attimo come fare? Se hai qualche domanda sui Sol Kanubi, chiedi pure a me. Ok. Come non detto. Vuole che gli chiara qualcosa, però non mi risponde. Bene, chi sei tu? Maestro Asio Otus. Ehi, Spaccavà, oggi è il giorno del battesimo del volo. Ricordati delle teorie che ti ho spiegato io, il maestro Asio Otus, e di quelle del maestro Cornelio, e fai del tuo meglio. A proposito, ti ricordi come ci si guarda intorno con su? Se vuoi dare un'occhiata intorno a te, premi su. Ah, cavolo! In pratica è come avere un binocolo a Dark Souls direttamente incorporato, è bellissimo. Vietato correre nei corridoi della scuola, e noi ci corriamo. Perché mi sembra giusto così. È più che giusto questo. Ok. Non la voglio fare troppo lunga, quindi troviamo direttamente l'uscita, che non credo proprio sia questa. Però parliamo con sto tizio. Anzi, no, non ce ne frega. Sì, parliamoci, dai. Non ci riesco. Ora, se quella botte è piena non la sposterai mai. Genti Rosso, buongiorno Spaccavasi, oggi è il giorno del battesimo del volo, vero? Avrei voluto partecipare anch'io, ma sono stato eliminato alle selezioni. Oggi resta a custodire la scuola. Devo anche portare queste botti alla mensa. Avrei tanto voluto vedere la tua sagoma liberarsi in cielo, Spaccavasi. Pazienza, farò il tifo per te da qui. Grazie, 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 grazie. Noi ce ne andiamo, nel frattempo. Ci sono un botto di colori. E questo... questa colorazione, diciamo, questo modo di... questa grafica, questo modello grafico stile pastello. Pastelloso, non so come definirlo, mi piace veramente un botto. Oltre nuvola. Quindi questo sarà il posto dove inizieremo la nostra avventura. Che figata. Sembra davvero... non pastelloso, da acquerelli forse, più acquerello. Sembra colorato tutto l'acquerelli, è veramente bello. E Spaccavasi, di qua, maestro Cornelio. A Cornè. Buongiorno, Spaccavà. Oggi è il giorno del battesimo del volo. Cioè, in quanti ce l'avranno già detto? 27? Hanno paura che non ce lo ricordiamo? Ti senti in forma? Vorrei dirti un paio di cose. Inquadrami, così possiamo fare due chiacchiere. D'accordo, ti inquadro. No? No, ovviamente no. Perfetto, perché era troppo semplice, no? Fare quello che ti hanno già spiegato era troppo semplice. Buttiamo dentro cose nuove. Esattamente, ricorda sempre di inquadrare qualcuno per rivolgergli la parola. È un po' come succedeva in Twilight Princess e i precedenti. E anche se non c'è nessun bersaglio da inquadrare, è molto comodo perché ti permette di centrare la visuale in avanti. Però da questa distanza è un po' difficile parlare. Perché non ti avvicini? Sì, mo arrivo. Dovresti riuscire a salire su quelle casse di legno facendo uno sprint, non credi? Con i precedenti Zelda quelle casse non le avrei scalate neanche con i rampini, obiettivamente. Avrei battuto una musata clamorosa e sarei tornato indietro. Vediamo un po' se questo Spaccavasi è un po' più ginnico. Vedrai che non avrei problemi a superare un dislivello del genere. Prova ad arrivare fin qui. Mi piacerebbe molto,
Quindi corriamo. Mamma mia. Ma qui questo è avanti, eh. Non ce la farò mai a premere L e R per spostarmi. Poi andrò a vedere nelle opzioni se è possibile. Anzi, facciamolo adesso, scusatemi, eh. Allora, opzioni, ci sono. Non usare Amiibo. Usa i comandi di movimento per mirare. Usa i comandi di movimento per la visuale. In che senso? No. Movimento della visuale. Modifica la velocità con cui lo stick muove. No. No. No, non credo ci sia quello che voglio io. Ok. Anche perché non sto giocando in modalità solo pulsanti. Comunque, da qui si può vedere l'inventario, che è bellissimo. Non me l'aspettavo. C'è altra roba. Che cos'è questa? Portarupie piccolo. Sacca per contenere le rupie. Moneta di questo mondo. Attualmente può contenere fino a 300 rupie. Ottimo. E di qua che c'è? Ah, questi sono collezionabili. Bello. Mi piace sta cosa. Buongiorno, spaccavasi. Vuoi allenarti subito per il battesimo del volo? Certo. Un appuntamento? Ah, devi vedere Zelda? Attenzione, ragazzi, attenzione. È un appuntamento. Beh, allora capiti proprio a fagiolo. Ragazzi, io vi voglio dire anche che questo in linea, nella linea temporale di Zelda, nella linea cronologica, diciamo, degli eventi di Zelda, questo è il primo Zelda, eh. Parte tutto da qui. Cioè, questa è la prima volta che succede tutto quanto. Giusto per capirsi, è molto importante questo Zelda. Gepora, il padre di Zelda, sai, il direttore della scuola. Beh, la sua fifì è fuggita. E a me che me ne frega se c'ho un appuntamento con Zelda? Guarda, non vuole scendere da lì. Il direttore è troppo impegnato a preparare la cerimonia insieme a Zelda. Avevo pensato di attirarla con del cibo, ma la cerimonia sta per cominciare e non vorrei sporcare il mio vestito migliore. E quindi a chi tocca? Perché non vai tu a prendere Fifi? Va bene. Dai, non ci riesco a dirgli di no. Davvero? Anche se vai di fretta? Ti ringrazio. Prego. Si figuri. Da quella parte dovresti riuscire a salire. Se ti aggrappi al cornicione e arrivi fin lì, dovresti riuscire a raggiungere il tetto. Mi raccomando. Provate a fare una cosa un po' particolare. Forse sono stato un po'... L'ho fatta un po' azzardata, ma... Secondo te di dove devo passare io per arrivare in cima? Cioè, non ce la faccio. Ma posso passare dal tetto di questa casa? Tipo da qui? Questo è il cornicione di cui parlava il tizio, immagino. Lo sapete, devo cercare di rompere il gioco. È più forte di me. È così che funziona. Non balza. Lascia. Perfetto. Vai. Grande Link. Grande spaccavasi. Che dici, Ale spaccavasi? Allora... È veramente fastidiosissimo muovere la telecamera non con L basta, ma usare anche gli altri comandi. Veramente estremamente fastidioso. Non so chi gli è venuto in mente sta cosa, ma... Ok. Ma è carinissima. Una scimmietta. Dai, ma è carinissima, guardate. C'era scritto lancia? O ho visto male? Tutto ciò è abbastanza inquietante. Non vorrei lanciarla io. Ok, dai, gliel'ho riportata. Perfetto. Sarebbe stato forte fargli fare il volo. Oh, me l'hai riportata sana e salva. Grazie. Sei stato proprio gentile, spaccavasi. Scommetto che è affamata. Adesso le darò un po' di cibo. Puoi dire al direttore che sta bene? Lo trovi nella piazza di fronte al santuario. D'accordo, ok. Poi ci regoliamo un po' per la dimensione, per la lunghezza degli episodi, eccetera. Non preoccupatevi, fatemi sapere la vostra nei commenti, mi raccomando, sempre e comunque. Zelda dovrebbe essere con lui, presto, vai! Oh sì, dovrei darti un premio. Non è molto, ma ti prego di accettarlo. No, non dirlo agli altri. Una rupia rossa vale 20 rupie. Le cose vanno proprio bene, che fortuna, che fortunelli che siamo. Scusate, la posso riprendere? La volevo lanciare, non me la fa lanciare. Scusate, ma già che c'ero. Totem. Addirittura. La nuova avventura, il primo file di salvataggio. Perfetto, salviamo. Sì. Salvataggio completato, benissimo. E questo che cos'è? Hai ottenuto un leva fatica. È un frutto misterioso che rigenera il tuo vigore.
Tra l'altro il suonino, se avete giocato a Breath of the Wild di recente, è identico a quello di Breath of the Wild. Io, senza offesa, ma vi fidate così tanto a fare delle scale così nel vuoto? No, perché c'è il vuoto sotto. Vabbè, contenti loro, contenti tutti. Questo è uno delle quality of life che ha messo Nintendo, cioè il fatto di non fare il pop-up tutte le volte degli oggetti che prendi se l'hai già raccolto un oggetto. Tipo nel gioco originale molto probabilmente sarebbe ripoppato il level fatica a schermo. Quanto è bella Zelda qui, ragazzi. Credo è una delle mie preferite in assoluto. Dai, è troppo carina qui. Guardate un po'. Sono stato in silenzio, non ho letto quello che c'era scritto nel balloon in basso nello schermo perché era troppo bella la canzone e non volevo disturbarla, onestamente. Buongiorno, Spaccavasi. Il mio Solcanubi ti ha svegliato per bene, Spaccavasi. Ma tu ti ricordavi dell'appuntamento? Piacere. Ehi, visto che bel vestito e che strumento, sono gli accessori da Dea per la cerimonia di oggi, il battesimo del volo. Forse più carina quella di Breath of the Wild, obiettivamente. Però anche lei è abbastanza... è bella, è una, molto carina, obiettivamente, l'hanno fatta bene. Bellissimi, vero? Soprattutto questo strumento. Si dice che la Dea delle leggende ne avesse uno uguale. Il suono che produce è meraviglioso. Mio padre dice che si chiama Lira. E anche il vestito è splendido. Questa storia l'ho confezionata con le mie mani. La userò per la cerimonia. Forse gli hanno fatto gli orecchi troppo a sventola, obiettivamente. Poverino. Lira e il vestito fanno di me la dea delle leggende per un giorno. Volevo che il primo a vedermi così fossi proprio tu, Spaccavasi. Carnevale. No, dai, 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 dai. Dai, dai. Non posso dirgli che è carnevale. Sono d'accordo, grazie Spaccavasi. Dai, non ci possiamo inimicare Zelda. Non mi pare il caso. Zelda, eccoti qui, è tutto pronto per la cerimonia? Ah, padre. Oh, Spaccavasi, sei già qui. Incredibile, di solito sei un tale dormiglione. Devono averti proprio tirato giù dal letto, vero? No, si figuri. Se oggi sarai il campione al battesimo del volo, potrai presenziare la cerimonia con la nostra Zelda. Perciò impegnati al massimo. Ecco, a tal proposito... Padre, ascolta. Ultimamente Spaccavasi non si è esercitato per nulla nel volo. Di tanto in tanto cavalca il Solcanubi, ma solo per fare qualche giro in cielo. Non potrà mai essere il campione se non è in grado di cavalcare con la massima disinvoltura. Sta buona, sta buona, buona, buona. Bellissimo, il gesticolare di Gepore è bellissimo. Non ti scaldare così, Zelda. Il battesimo del volo è proprio il modo giusto per provare il legame e l'intesa tra uomo e Solcanubi. Non si diventa campioni tanto facilmente. Anche se è vero che Spaccavasi non si è esercitato seriamente, dovresti capirlo tu stessa che lo conosci da quando eravate piccoli. Ciò che lega Spaccavasi e quel Solcanubi è un qualcosa di speciale. Bella, veramente bello. Graficamente veramente, mi piace un botto sta grafica, lo ridico perché è vero. Il popolo di Oltrenuvola ha una grande particolarità, come sai. Ognuno ha un Solcanubi legato a sé, con cui condivide l'esistenza. A tutti noi viene donato dalla Dea, questo uccello guardiano, il Solcanubi, simbolo della protezione divina. Qui davanti alla statua della Dea, tutti da bambini, abbiamo incontrato il nostro Solcanubi. Così è stato anche per te. Ma nel tuo caso, Spaccavasi, è successo qualcosa di diverso rispetto agli altri. Il Solcanubi che si è avvicinato a te è straordinariamente raro. La specie dei Carmini si credeva estinta. Tu e quell'esemplare di Carminio siete legati da un fatto misterioso. Zelda, ti ricordi il primissimo incontro tra Spaccavasi e il suo Solcanubi quando eravate piccoli? Già dai primi istanti, senza alcuna pratica, eccoli lì a danzare nel cielo, come se i loro cuori battessero all'unisono. Io lo ricordo nitidamente. Fosti gelosissima del loro legame, al punto da arrabbiarti terribilmente.
Almeno qui hanno visi umani, non è come in Twilight Princess. Io non oso immaginare che cosa sarebbero stati in Twilight Princess i personaggi. Non lo voglio, non Zelda e Link, il resto. Specialmente i bambini. Credo che sia normale invidiare un tipo di legame forte come quello che c'è tra Spaccavasi e Susukanubi. Chiunque abbia qualcosa di speciale e raro verrà sempre invidiato da qualcuno. Purtroppo è la natura delle cose. Che carina. Padre, non prenderla tanto alla leggera. Il battesimo del volo è strettamente legato alla prova della scuola d'armi, no? Beh, se non si affronta nel miglior modo il battesimo del volo, la prova, ecco, non si può essere valutati obiettivamente. In queste condizioni, Spaccavasi potrebbe non diventare un cavaliere. Si preoccupa per noi, comunque, ci tiene parecchio, Il simbolo di Hyrule alla schiena. Lei, Zelda, guardate, nel bianco, sotto i capelli. Credo sia quello, credo. Dai, Zelda, su, ora però calmati. Come ti scaldi quando si tratta di Spaccavasi, Ciardebole, sì, è quello. Simbolo di Hyrule. Comunque, Spaccavasi, bando alle ciance, esercitati. Ti farò fare qualche prova all'ultimo minuto. Dell'ultimo minuto. Vieni qui, forza, allora. Ora ci lancia nel vuoto direttamente. Lo sta per fare. L'ha quasi fatto. Ok. Dunque, come al solito, salta da qui, lanciati e chiama a te il Susukanubi. Il battesimo del volo inizia a momenti, quindi fai tutto per bene. Più che altro, se non vacinano la frittella di Spaccavasi a terra. Te lo chiedo per favore, Cosa? Che intendi? Che significa che non riesci ad avvertire il tuo Susukanubi? Cerca di essere serio, non penserai che creda davvero alla storia del legame speciale. Su, poche storie, esercitati, fammi il favore, va bene? Bene, buon volo. Oh, cavolo. Premi giù e perché... Sì, lo faccio subito. E non arriva nessuno. Quello si sta facendo i fattacci suoi. Il Susukanubi si fa vedere? Scusi, qualcuno può venirci a salvare gentilmente? E il nostro fa che cavolo gli pare. È così. È proprio il nostro Susukanubi, è proprio il Susukanubi di Spaccavasi questo. Tieniti forte! Ah, ci hanno recuperato proprio. Ma noi, dov'è esattamente il nostro Susukanubi? No, io gli voglio parlare a questo Susukanubi ora perché mi stava a far spiaccica. Voi due, state bene? Ma, vediamo. Perdonami, amico fedele. Io, è stata colpa mia. Come ti senti? Non ti sei sforzato troppo, vero? Per fortuna state bene. Ma che fine avrà fatto il Susukanubi di Spaccavasi? Non rispondere al richiamo del padrone è insolito. È il nostro. Sarà a dormire, 90%. Spaccavasi, continui a non percepire la presenza del tuo Susukanubi? Tra poco inizia il battesimo del volo, sarà un bel problema. Spaccavasi, quello che dicevi era vero. Mi dispiace. Devo farlo riposare un po'. Tu intanto vai a cercare il tuo Susukanubi. Ok, dove? Non mi dire che è l'ora per fare... Oh, cavolo. Si è già fatto così tardi? Quest'anno il responsabile del battesimo del volo è il maestro Cornelio. Spaccavasi, perché non provi a spiegargli cosa ti è successo? Cioè che mi stavo per stampare a terra e fare una frittellina di Spaccavasi? Padre, credo che anche se ne parlassi con il maestro Cornelio, lui vorrà consultarsi con te in quanto direttore. Oh beh, sì, figlia mia, hai sicuramente ragione. Bene, spiegherò io al maestro Cornelio quanto è successo. Spaccavasi, digli di recarsi nella mia stanza. Questi si chiamano raccomandazioni, però. Questo si chiama essere raccomandati. Zelda, tutto a posto? Ok, va bene. Forse qualcuno ha visto il tuo Susukanubi. Ok, si spera. Se non altro, che c'è qua in giro? Io girello un po', perché a me, lo sapete, mi piace un botto per illustrare la zona e poi anche dare un'occhiata a sti simboli, tutte queste cose, perché secondo me sono importanti. Questi sono i... come si chiamano? Carmini? Credo.
Sì, sto per stamparmi, ma... pensavo si potesse entrare lì dentro. Vi chiedo scusa. Ci giuravo. Ci avrei giurato. Ok, non perdiamo tanto tempo. E sentiamo un po' che ci deve dire questo tizio. Pico! Cos'è successo? Ti vedo preoccupato. Come è sparito il tuo Sukanubi? Beh, l'ho visto prima. Era inseguito da Bado e la sua gombriccola. Avete tutta l'aria di essere in fuga. Aveva tutta l'aria di essere... Dov'è Bado? Bado? Era con la sua gombriccola. Dicevano che sarebbero andati in piazza per assistere al battesimo del volo. Stai ancora cercando di scendere verso la zona sud? Il simbolo X che vedi sulla mappa indica la piazza. Ok. E dove oggi si tiene il battesimo del volo? Quindi è meglio se non aspetti troppo. Va bene, piazza. Quindi, ok. Normalmente si può scendere da qui per arrivare in città velocemente, ma questo cancello non si può ancora aprire. Mi dispiace, dovrai fare il giro della scuola. Ricordati di usare la mappa con meno se ti perdi. Ok, facciamo il giro. Nel caso venga tutto un po' troppo lungo come episodio, non vi preoccupate che lo dividerò in due, eh. Quindi tranquilli, non ci sono problemi. Dov'è che stiamo andando noi? Di qua? Questi pallini, qui c'è un totem. Quelli per il salvataggio. Questi saranno i punti di interesse, c'è una leggenda. Ah, ZL ci orienta la mappa rispetto a dove stiamo andando noi. Quindi io devo arrivare in fondo e poi, anzi, buttarmi giù e poi andare a sinistra. Poi seguire la strada, sembra abbastanza semplice. Scusi, ma io vado, ho un po' di fretta, vado di prescia. Ok. Che bello. Sembra davvero un mondo magico questo. Ilario, dimmi, avrei una piccola richiesta per te. Potresti fare uno sprint e un attacco con capriola verso quest'albero? Contro quest'albero? Come? Lo sapevo, sarebbe successa una cosa del genere. Il mio azzurrottero diventa è diventato Animal Crossing in un attimo sto gioco. Questa rupia è più grossa di noi, ma... dettagli. L'animaletto dove l'hai buttato? Ne vuoi un altro? No, non ne vengono altri. Tanto abbiamo buttato giù foglie, l'importante è che non cadano frigoriferi, come mi è successo in Animal Crossing, e questo è importante. Serie che trovate sul canale YouTube, ragazzi. Di New Horizon. Ehi, Bado, è stato inaspettatamente problematico, sai? Questo lo odio già. Beh, quel coso lì è bello tosto. Del resto è della famosa e leggendaria specie dei Carmini. O Carmini. Forse Carmini, dai. Però, per quanto va forte, voglio proprio vedere come se la sviglia da lì. Che senso? Spaccavasi? Da quant'è che stai lì? Che gli avete fatto? Ti serve qualcosa? Ah già, il battesimo del volo. Sei venuto qui da me, il sicuro campione, a implorarmi con piagnistei del tipo ti prego fammi vincere, perché muori dalla voglia di stare solo soletto con Zelda alla cerimonia presso la statua della dea, vero? E invece ci starà il qui presente smagliante Bado. Puoi sempre impegnarti per il secondo posto. Come, come? Il tuo pollo rosso è sparito? Oh, e com'è possibile? Non è che si è perso? Dove sarà mai finito? Bel taglio. Fossi in te farei meno ironia, sai? Sei un insulto al mio senso estetico. Il mio taglio è davvero fantastico. Ti piace la parte dell'amichetto in infanzia di Zelda? È sempre lei a prendersi cura di te. Sei sempre lì appiccicato a lei. Che ne pensi di essere un po' più corretto? Sono proprio gli smidollati come te che insultano l'onore e il buon nome della nostra scuola d'armi. Chi è che insulta cosa? Zelda? No, no, ecco, io... Bado, stai di nuovo tormentando Spaccavasi? Siamo tutti amici alla scuola d'armi, non è così? No. Allora perché tratti sempre male Spaccavasi? No, ma io... Cosa? Dimmi! Ok, è già andato.
Ecco. Ora ribalta lì dietro. Niente, niente di niente. Ci vediamo, spaccavasi. Se non parteciperai alla cerimonia, non completerai il tuo corso, sai? Sarebbe un bel guaio se non trovassi quello splendido esemplare di pollo rosso. Ende Carmino. Il pollo rosso è stupendo. Si chiamerà pollo rosso, per me, il nostro Solcanubi. Quei tre. E se fossero stati loro a prendere il tuo Solcanubi? In ogni caso, non glielo potremmo chiedere direttamente. Dobbiamo cercarlo da soli. Spaccavasi, proverò a cercare dall'alto. Ok. Mio padre ha parlato con il maestro Cornelio e posticiperanno un po' l'inizio del battesimo del volo, stai tranquillo. Meno male, dai, è andata bene allora. Che bello però buttarsi in quel modo e sapere di avere un amico che ti verrà a raccogliere e a portare insieme, a solcare le nubi insieme. Che spettacolo. Veramente uno spettacolo. Allora, facciamo una cosa. Intanto andiamo a salvare. E per questo primo episodio di The Legend of Zelda Skyward Sword HD per Nintendo Switch ci salutiamo qui. Io spero vi sia piaciuto, spero seguirete con me tutta la serie. Non vedo l'ora veramente di vedere come proseguirà i primi dungeon, tutte queste cose secondo me sarà una figata. Anche cavalcare il Solcanubi sarà una figata a mio parere. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social ovviamente se vi va, se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima.